22 anni per la precisione. Questa Presidente, è ancora una volta, glielo dissi la prima volta che venne qui, questa è la sua Sicilia, questa è quella che rivuole Silvio Berlusconi a questa. 22 anni per la precisione. Questa Presidente, è ancora una volta, glielo dissi la prima volta che venne qui, questa è la sua Sicilia, questa è quella che rivuole Silvio Berlusconi a questa Sicilia. Questa è tutta la gente che vuole mandare via le sinistre dal governo, questa è la gente che noi le affidiamo per riportarla ancora vincente in Sicilia e tutto il resto d'Italia. Presidente, lei è grande. In generale dei partiti politici sia un po' in decadenza, perché la gente crede sempre meno alla politica e perché la gente vuole credere di più a magari ai singoli, alle singole persone, ai singoli candidati e ai programmi, alle idee, ai contenuti. Quindi è un problema generalizzato, non è sicuramente un problema solamente di Forza Italia, perché anche nel PD ci sono tanti problemi. L'opposizione che stiamo facendo a Roma è un'opposizione che contraddistingue da sempre Forza Italia. Forza Italia è un partito, una realtà di governo. Noi non strilliamo, non gridiamo come fanno i parlamentari del Movimento 5 Stelle o quelli della Lega, non siamo estremisti, siamo stati sempre dialoganti anche quando siamo stati all'opposizione. Quindi la nostra opposizione si contraddistingue per essere sempre e comunque un'opposizione responsabile, e quando ci sono dei provvedimenti che arrivano in aula che sono condivisibili, noi collaboriamo con la maggioranza cercando di migliorarli e perfezionarli. Forza Italia e il Presidente Berlusconi da sempre, dal 94, cerca di ricompattare, come giustamente ha detto lei, l'area del centrodestra italiano. Sappiamo che tanti elettori non votano perché delusi dalla politica, e questi elettori, se avessero una nuova proposta da parte dell'area del centrodestra, sicuramente sarebbero tutti elettori che ritornerebbero alle urne per votare. Quindi noi lavoriamo sempre costantemente pancia a terra a questo progetto, l'abbiamo fatto anche a Roma per le amministrative, ha mantenuto i patti come la Lega. Ma Bertolaso è un candidato che hanno chiesto non solo gli esponenti di Forza Italia, ma anche gli esponenti della Lega e di Fratelli d'Italia. Era stato fatto un patto su Bertolaso, e tutte le tre forze di centrodestra avevano convenuto che Bertolaso fosse
fosse il candidato migliore. Le potrei anche portare delle dichiarazioni di circa 2 settimane fa dell'onorevole Meloni, che diceva che Bertolaso è un candidato straordinario, testuali parole. Per cui adesso questo passo del gambero, questo passo indietro sicuramente è un po' tardivo, è lecito ma è tardivo. Grazie, onorevole.